attraverso Pietro Ubaldi. Lenouri è notte tarda. La vita umana riposa e tace. Sono antagoniche le due vite. Quella del pensiero si desta quando l'altra si addormenta. E più mi assopisco, più divento incosciente della realtà esteriore, volitivamente distrutto, assente dal mondo di tutti. Più la visione si fa nitida e profonda, più risorgo cosciente in questa lucidità interiore. L'assopimento è dunque di superficie e non è che la condizione di un risveglio in un altro stato di coscienza diversa, più profonda, ma sempre mia, attiva, lucida. Vi è come un capovolgimento nel funzionamento psichico umano, in quanto vengono allontanati gli stati di attenzione volitiva che lo caratterizzano. Vi è come un'inversione di coscienza, una conquista di potenza nella passività, tanto che cade ogni senso di lavoro e di fatica e si crea uno stato di abbandono. La volontà, nel comune senso umano, chiusa nella cerchia delle conquiste terrene, è difatti per me uno stato vibratorio involuto e violento, che disturba i più sottili stati vibratori del pensiero. I comuni volitivi, se sono atti a dominare, sono impotenti di fronte a queste sottili percezioni.